Primi interventi programmati all'asilo di Via Varesina a Como. Si partirà dai lavori urgenti all'interno della struttura che saranno eseguiti nell'arco di una settimana. Si dovrà scrostare l'intonaco e pulire tutte le parti ammuffite, viene precisato dal comune. Operazioni sollecitate anche dall'ATS in Subria, che ha svolto un sopralluogo nell'edificio assieme ai tecnici di Palazzo Cernezzi. Sempre nei prossimi giorni sarà programmato, compatibilmente con le condizioni meteorologiche, il ripristino delle guaine del tetto per cercare di contenere le infiltrazioni d'acqua. Proprio le coperture restano infatti il problema principale. L'acqua non viene scaricata correttamente, resta depositata sui tetti e a fronte di una pioggia insistente l'accumulo crea appunto infiltrazioni che rendono necessari secchi e stracci per continuare ad asciugare. In concomitanza rimane in essere la fase di progettazione delle coperture. Si sta studiando una soluzione inclinata per far scorrere l'acqua e incanalarla al meglio nei pluviali. Tra la conclusione della progettazione e la fase di assegnazione ed esecuzione dei lavori, l'operazione però non sarà immediata. La speranza dei genitori è che le prime risposte possano comunque concretizzarsi quanto prima per i bambini e per chi lavora nella struttura di Via Varesina. Le immagini vergognose dei giorni scorsi hanno mostrato lo stato della scuola dell'infanzia che, come scrivevano in una lettera al comune e alle famiglie, alla fine di giugno scorso ha inevitabilmente influito sull'attività didattica e di gioco dei piccoli alunni. I lavori che saranno eseguiti in questi giorni, assicurano dall'amministrazione cittadina, non creeranno interferenze, le attività saranno svolte fuori dall'orario scolastico.